Pensate se veramente vogliamo continuare con questo trend in cui i giocatori hanno la possibilità di decidere chi deve essere o chi non deve essere l'allenatore giusto sulla panchina della Juventus. Pensate, gente, non vi fermate alla prima risposta che sembra la più facile e quindi la più evidente. Pensate, pensate, pensate. Non hai mai visto niente di così fresco su YouTube. Non hai mai visto niente di così fresco sulla Juve. Stay home mode is on. Buonasera Juventini de mi corazon, how you doing? Come state e soprattutto come è stato il risveglio, no? Dopo una sconfitta così dolorosa, dopo essere usciti dalla semifinale di Europa League su cui avevamo investito tante speranze, no? Io personalmente avevo veramente sperato tanto di riuscire ad accaparrare una finale che poi dopo uno non sa mai in finale quello che possiamo combinare, però la speranza di poter raddrizzare una stagione storta con perlomeno un successo, un qualcosa, era tanta. E visto il sacrificio, visto l'impegno che ci è stato messo da maggior parte della squadra, da parte di molti dei ragazzi della Juventus, la speranza era ancora più alta, no? Pensavo che ci saremmo riusciti veramente ad accaparrare questa finale contro la Roma, oltretutto, che fa uno 0-0 importantissimo con il Bayer Leverkusen, che le consente appunto di qualificarsi per la finale, che a questo punto giocherà contro il Siviglia. E il vostro Andrea, stay calm da New York, non manca mai, soprattutto quando i momenti sono questi, momenti di difficoltà, delirio, paura, paranoia, e quando non si vede che cosa succederà alla Juventus nel futuro prossimo, signori, purtroppo è così, però non posso dire che questo sia l'unico brutto momento che ho vissuto, che io abbia vissuto da quando sono tifoso della Juventus. Io mi ricordo benissimo la stagione, le stagioni post Serie B, non tanto la 2007-2008, in cui in realtà abbiamo disputato un grande campionato con Trezeguet, Del Piero, capocannonieri, terzi classificati, eccetera. Ma le due stagioni dei settimi posti, no? Appena prima l'arrivo di Antonio Conte sulla panchina della Juve e di conseguenza l'inizio della magnifica cavalcata dei 9 scudetti consecutivi. Questo bel ricordo che più che nostalgia mi fa venire bei ricordi, perché è qualcosa che so sarà veramente difficile da raggiungere per qualsiasi altra squadra. Quindi non sto tanto a pensare ai triplete e tutte queste cose, ma ai nostri 9 scudetti. Comunque sia, stavo dicendo, non è questo il momento più difficile che mi è capitato di vivere per quanto riguarda la Juventus, ma sicuramente il più particolare, il più difficile per quello che riguarda la gestione del momento da parte no, nostra, da parte di noi tifosi. Perché il giorno dopo, signori, è una lamentela continua e un gridare continuo, quello che già si gridava da 2 anni a questa parte, cioè inveire, offese nei confronti di Allegri e pochi giocatori ogni tanto, ma la costante è sempre Allegri, no? Nel senso, io lo so che mi ripeto, lo so che dico sempre le stesse cose, però signori, se veramente voi mi volete rispondere semplicemente con Allegri, cioè tutti i problemi che la Juventus ha, Allegri, 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 io già questo mi dispiace, ma lo rifiuto, perché non accetto risposte così semplici per dei problemi così complicati. Prima cosa. E poi quando scadete nell'insulto, quando cominciate a chiamarlo merda, come altre parole che non devo star qui ad elencare, io personalmente non entro nella conversazione, perché è sbagliato a prescindere. È sbagliato a prescindere, perché tu che sia d'accordo o meno con quello che è il suo stile di gioco e il suo stile da allenatore, non ti devi permettere, come tifoso e come parte di questa grande famiglia, non ti devi permettere. Le discussioni si fanno in altri modi, con altri toni.
abbassiamo i toni, cerchiamo di ritornare un po' con un po' di umiltà, la consapevolezza che non siamo lì dentro insieme a loro e non vediamo quello che succede, perché la Juventus quest'anno ha vissuto delle situazioni che nessuna squadra al mondo, nessuna squadra professionistica al mondo avrebbe potuto gestire. Quindi bisogna tenere varie cose in considerazione, ci sono tante variabili da tenere in considerazione e a me sembra che i pensieri logici che facciamo e che ci portano a dire Allegri out, Allegri in merda, sono tutti troppo semplicistici più che semplici. E allora io rifiuto a prescindere questi due elementi, i ragionamenti semplicistici e i ragionamenti che non portano logica ma semplicemente insulti. A me sembra veramente incredibile che dobbiamo stare a parlare di questo. Comunque capisco anche che uscire dall'Europa League il giorno dopo a caldo, dopo una sconfitta come quella col Siviglia, può essere frustrante, può essere stressante, quindi sappiamo che l'essere umano può reagire in maniera profondamente sbagliata quando si trova sotto stress, quindi io do questa. Però parlando della partita, io non credo che ieri ci sia da recriminare più di tanto a un gruppo che a questo punto dovremmo conoscere bene, visto che siamo arrivati alla fine della stagione, alla fine del campionato, delle coppe. Dovremmo conoscere bene questo gruppo, dovremmo sapere da dove veniamo e quali sono i precedenti che ci hanno accompagnato fino a questo evento, e di conseguenza dovremmo sapere quello che aspettarci, perché anche questa è una cosa che io ripeto sempre: le aspettative, no, prima che comincia la partita, fanno un po' la differenza. Adesso ok che tante aspettative, io personalmente me le ero fatte, ma tante aspettative la maggior parte di noi non se le erano fatte, perché eravamo tutti incastrati nel pensare oddio se vado in finale contro la Roma, oddio se vado in finale però non importa niente perché l'Inter vince la Champions League, la finale Champions League. Questi sono tutti ragionamenti che tolgono attenzione a quello che dovrebbe essere il focus su una partita. Quindi perlomeno immagino, se siete stati a fare questi ragionamenti invece di pensare a quello che doveva essere la nostra partita, aspettative non ve ne eravate fatte, quindi tanto delusi non sareste usciti. E a sto punto penso che i compagni, tutti i miei fratelli e sorelle bianconeri, zona Roma, no, che erano terrorizzati dal finire in finale con la Roma e poi di conseguenza perderla, perché Mourinho le finali le vince ormai, e soprattutto perché la Juve le perde, no? Immagino perlomeno un po' di buon umore ce l'abbiamo nella parte di tifosi che abbiamo in quella zona d'Italia, perché hanno sventato il dolore di una finale persa con la squadra probabilmente più odiata, perché per loro è la squadra di casa e quindi di conseguenza la tifoseria con cui devono avere più a che fare. Io quello che dico, noi abbiamo fatto la nostra partita, signori, abbiamo fatto la nostra partita, e come dice la legge di Murphy, che viene applicata soprattutto con la Juve, quando qualcosa non deve succedere, stai sicuro che succederà. Quindi dopo una settimana a parlare del nostro grandissimo Niccolò Fagioli, il più grande centrocampista che abbiamo, l'unico veramente valido di vestire questa maglietta, al 20° del primo tempo si frattura la clavicola. Sbagliato dire che si frattura, perché in realtà gli è stata fratturata la clavicola da un difensore del Siviglia che non è stato neanche ammonito. Adesso non mi metto a parlare dell'arbitro, perché ieri sera l'arbitro era qualcosa talmente evidente e non a sfavore della Juve in generale, era proprio l'arbitro più scarso probabilmente che mi è mai capitato di vedere, come quando ha ammonito Acuña dimenticandosi del fatto che era già ammonito e Paredes gli ha dovuto far tirare fuori il cartellino rosso. Io credo che sia stato anche lo stadio, il fatto che c'era un'atmosfera così infernale, un rumore
costante, così overwhelming che probabilmente è andato, oltre ad essere un arbitro veramente scarso, è andato fuori di testa, ha perso un po' il senno. Però signori, la partita, noi abbiamo fatto la nostra, Ken ha fatto una grande partita da centravanti, un po' mi ha dato fastidio l'esultanza di Vlahovic, perché secondo me non solo è irrispettoso nel momento in cui tu ti metti lì spaccone a guardare verso la panchina, no? Come a criticare le scelte del mister, a me non piace il fatto che fai questo, perché è irrispettoso nei confronti del tuo allenatore, chiunque esso sia, e non mi piace perché è irrispettoso nei confronti del ragazzo, il tuo compagno di squadra, che invece è stato messo in campo al posto tuo. Non mi piace perché secondo me da giocatore ti sei dimenticato qual è il tuo ruolo, probabilmente sei un po' troppo presuntuoso, e soprattutto vorrei che, a parte il gol che hai finalmente cominciato a fare, mi facessi vedere un gioco da centravanti lì davanti, come invece è stato in grado di fare il nostro Moise Kean. Quindi invece di pensare a fare gli spacconi e i presuntuosi, cerchiamo di pensare al campo, cerchiamo di fare il nostro lavoro come scritto sul contratto, no? Perché io penso che questi ragazzi, questi giocatori, hanno firmato un contratto dove non hanno scritto io gioco per la Juventus a questo stipendio, quindi vengo pagato questi soldi per giocare per la Juventus, però solo alle condizioni che dico io. No, tu giochi come il mister ti dice di giocare. Se ti dice di stare in panchina e giocare 5 minuti, il fatto che sei d'accordo o non sei d'accordo, che il mister abbia ragione o meno, anche se fa la scelta più sbagliata del mondo e la fa solo per dispetto, non sono cazzi tuoi. Quello è qualcun altro che se ne deve occupare. È la dirigenza che deve prendere le decisioni e decidere: ok mister, non hai fatto il tuo lavoro, vattene, ne prendiamo un altro. Ma tu giocatore entri in campo, giochi e onori il tuo contratto quando lo dico io, perché altrimenti non sei un professionista. E qui io vi lascio ragionare su quello che dovrebbe essere il cambiamento per il prossimo anno, per la prossima stagione. Quando dite Allegri out, quando mi date questa risposta così semplice, come se la soluzione fosse semplicemente Allegri, pensate a questi atteggiamenti, pensate se veramente vogliamo continuare con questo trend in cui i giocatori hanno la possibilità di decidere chi deve essere o chi non deve essere l'allenatore giusto sulla panchina della Juventus. Pensate, gente, non vi fermate alla prima risposta che sembra la più facile e quindi la più evidente. Pensate, ok? Vi lascio con le solite tre regole, perché sono andato lungo come al solito. Stay fresh, stay crispy, e anche se esci dalla Europa League, che era l'ultima speranza per salvare la stagione, stay calma. Ciao belli.